Benvenuti a tutti in questa consueta rubrica settimanale dal CUFRAD, nella quale chiediamo gentilmente ad un nostro ospite di raccontarci la sua testimonianza di vita. Oggi è con noi il signor Vincenzo, che ha accettato la mia proposta di raccontarci un po' della sua vita. E quindi io inizierei chiedendo al signor Vincenzo quale sia stata, come sia stata la sua infanzia e come si sia trovato nella sua famiglia di origine. Buongiorno, la mia infanzia è stata normale come tutti gli altri bambini di questo mondo. E, niente, ho avuto dei genitori che mi volevano bene, mi hanno assistito, e un'infanzia tranquilla, diciamo. Che tipo di bambino era? Era un bambino vivace, era un bambino tranquillo? No, ero vivace. Giocavo molto con le pentole da cucina. Con mamma e papà invece il rapporto com'era? Ma papà era più tranquillo, mamma invece qualche sberlotto l'ho preso, però mi voleva molto bene, mi vuole ancora molto bene. Grazie. E a che età possiamo collocare l'inizio della sua dipendenza, perché lei è qui per curare delle dipendenze patologiche e noi stiamo cercando di aiutarla a fare questo. Quindi, quando è stato il suo esordio con le sostanze, con che sostanze ha avuto problematiche particolari e niente, mi racconti appunto un po' qual è stato questo momento d'inizio. Ma con le sostanze, in particolare con l'alcol, verso i 30 anni, dopo che mi sono lasciato con una ragazza, un po' di depressione, malessere, ho iniziato a bere però bevo con gli psicofarmaci, roba di non fare, cioè dico di non fare perché poi si fanno dei danni che a volte non si ricorda il giorno prima che si è bevuti, e si fanno anche dei danni che non ti ricordi il giorno dopo, diciamo. Ecco, lei mi ha parlato di psicofarmaci. Questi psicofarmaci erano prescritti regolarmente, assunti sotto prescrizione medica, e poi sono diventati una dipendenza, oppure sono nati come dipendenza a cui lei faceva affidamento? No, erano prescritti perché io andavo al CSM, Centro di Igiene Mentale, e quindi erano prescritti. Però dopo, specialmente le benzodiazepine, dopo un po' che le prendi, poi toglierle è difficile. Quindi state attenti di non assumere benzodiazepine, o perlomeno andateci piano, perché poi togliersele diventa molto difficile, molto. Se posso, perché assumeva benzodiazepine? Lei prima mi ha parlato di dipendenza reattiva ad un evento di vita, quindi alla sua storia d'amore finita con la sua ragazza, qui che mi ha collocato attorno ai 30 anni circa, che abbiamo identificato come il periodo di esordio della sua dipendenza da alcolici. Ma c'erano delle problematiche pregresse che l'hanno portata a chiedere l'aiuto ad un servizio di salute mentale? Sì, perché praticamente lavoravo con mio zio e mi sentivo, ma scusa la parola, sfruttato, perché facevo 10 ore, 11 ore e nell'86 prendevo 200.000 lire
al mese. E da allora penso che l'ansia era un accumulo dell'adolescenza, e piano piano me la sono portata fino adesso, fino a tuttora che ci sto convivendo. Quindi abbiamo di base una problematica ansiosa. Come e se l'abuso di sostanze le serviva anche per combattere questi suoi stati ansiosi? Quindi mi spiego meglio, lei beveva anche per combattere il suo stato d'ansia? Sì, bevevo perché a un certo punto non riuscivo neanche ad andare al mercato dove c'era la gente, perché avevo le paranoie degli spazi aperti, degli spazi chiusi, e allora mi provocava ansia. Io convinto che col bere risolvevo i miei problemi, infatti quando bevevo ci andavo, però ci andavo in uno stato pietoso, quindi non è consigliabile da fare. Bene. Quando si è reso conto che il bere stava diventando un problema, e se se ne è reso conto? Ma il bere... mi sono reso conto che il problema verso i 35 anni, 5 anni dopo che assumevo, dicevo sempre che ce la facevo da solo, però non è così. E sono andato avanti ancora un po' a bere, un po' di anni. Perché si è accorto che era un problema? Ma soprattutto la società, è riscartato anche dalla società. Cioè, l'abuso non va bene su qualsiasi sostanza che si usa, anche legale, perché l'uso è un conto, l'abuso fa male. Posso chiederle qual è, secondo lei, la sottile differenza tra uso e abuso, visto che parliamo di alcol, che è una sostanza facilmente reperibile in qualunque supermercato, in qualunque bar? Io semplicemente vedevo i miei genitori che non si facevano mai mancare un bicchiere di vino a tavola. Però a loro bastava un bicchiere, io bevevo tutto il bottiglione, quindi quello era abuso, non uso. Mi sento d'accordo con lei, credo che abbia descritto abbastanza bene la differenza tra uso e abuso. Problematiche di tipo legale derivante dal suo abuso di sostanze ne ha avute nella sua vita? Certo, ho avuto problemi con i carabinieri, sempre sotto uso di alcol e psicofarmaci, e ho avuto 8 mesi di arresti domiciliari per un'aggressione a un pubblico ufficiale. Oggi, alla luce del suo percorso, che poi magari se vuole dirci quando è iniziato qui da noi, che cosa ha imparato e se ha avuto modo di riflettere sul suo passato e valutare come è stato e cosa avrebbe voluto che fosse? Ma oggi le sostanze, l'alcol specialmente, non mi fa più niente, perché sono in comunità, ho imparato a gestire la mia ansia e anche senza sostanze si va avanti lo stesso, non è che bisogna per forza bere.
Ok, quindi ha imparato a gestire in parte i suoi stati ansiosi qui da noi e questo forse la sta aiutando anche ad aiutarsi senza l'utilizzo di sostanze alcoliche. Per quanto riguarda invece gli psicofarmaci, che da quello che mi ha raccontato prima forse è la problematica che più difficilmente, secondo lei, toglierà dalla sua vita, come stiamo lavorando qui? Ah, qui mi hanno aiutato molto a abbassare la terapia, quindi da 180 gocce che prendevo ne prendo solo 20, quindi sono stati molto bravi gli psichiatri che lavorano al Cufrad, devo ringraziarli perché io pensavo che questo obiettivo non lo raggiungessi mai. Ok, una domanda un po' difficile a cui generalmente i nostri ospiti hanno difficoltà a rispondere. Rimpiange qualcosa del suo passato? No, no, non impiego niente del mio passato. C'è qualcosa che non rifarebbe e qualcosa che dice, magari pensa al mattino, se non avessi fatto questo genere di scelte a quest'ora sarei potuto stare meglio, qualcosa del genere. Ma non rifarei mai di nuovo l'abuso di alcolici, perché mi ha fatto fare dei danni anche con i miei genitori, non si andava d'accordo, io diventavo scontroso, mia mamma poverina l'ho fatta invecchiare di 30 anni in un colpo solo, quindi va bene così. Bene, Vincenzo, la ringrazio. Un'ultima domanda, poi la lascio andare. Se vuole lanciare un messaggio ai nostri ospiti ed eventualmente, visto che mi ha parlato di sua mamma, anche eventualmente a sua mamma. Beh, ciao mamma, io sto bene qua, stai tranquilla e per i ragazzi se avete problemi di alcol io vi consiglio la comunità al Cufrad per problemi di alcol, sono molto ben attrezzati, sono il loro lavoro. Ringrazio il signor Vincenzo per aver accettato il nostro invito a questa piacevole discussione e quindi saluto i nostri spettatori e alla prossima.